Da una parte gli italiani, dall'altra i francesi. La storia si ripete, ma la celebre disfida di Barletta questa volta non è un duello cavalleresco in difesa dell'onore, ma una competizione altrettanto nobile tra i migliori vini nostrani e quelli transalpini. Alla fine trionfano gli italiani e a decretarne la vittoria sono i partecipanti alla serata di gala organizzata domenica sera nella piazza d'armi del castello di Barletta in occasione della seconda edizione del Wine Challenge, una sfida all'ultimo calice che ha visto contrapporsi 13 vini italiani ad altrettanti francesi. La sera precedente, aperta alla partecipazione del pubblico, era stato invece il vino Elena dell'azienda Vespa Vignaioli per Passione a vincere la competizione tra i migliori 13 Nero di Troia selezionati da Assoenologi. Il prestigioso evento enologico, promosso e sostenuto dal consorzio Nero di Troia Doc Tavoliere in collaborazione con lo studio Cassandro di Barletta, è nato da un'idea di Stefano Remigi, manager specializzato nell'internazionalizzazione del Made in Italy. Noi organizziamo una competizione di questo genere perché sia un evento partecipativo, cioè perché quello che vogliamo è portare il vino alla gente e lo facciamo facendo sì che non sia semplicemente spiegato, ma facendo in modo che si compia un'esperienza e che in qualche modo questa esperienza ti possa rimanere dentro e tu possa apprendere qualche cosa. Le degustazioni sono guidate da grandi esperti, ma il pubblico vota ed è questa la vera novità. Il pubblico partecipe, vota, si sente protagonista in qualche modo e acquisisce un'esperienza, una cultura maggiore del vino proprio perché si ricorda quello che sta facendo. L'idea è questa, cercare di allargare il target, semplificare, ma nello stesso tempo far crescere la nostra cultura e soprattutto valorizzarla, visto che da valorizzare c'è molto qui. La sfida tra la squadra di vini italiani e quella di vini francesi ha visto la partecipazione di due capitani d'eccezione, gli attori Riccardo Scamarcio e Christopher Lambert. Ospite d'onore delle due serate è stato invece Lino Banfi, ambasciatore della Puglia nel mondo. Un evento quindi che alla presenza di grandi cuochi, esperti sommelier e produttori storici ha voluto aggiungere un tocco di glamour che serve ad avvicinare il grande pubblico ad un'esperienza affascinante e complessa come la degustazione di un ottimo vino. Il glamour più che altro è funzionale in questo caso, è funzionale per far sì che se ne parli il più possibile, proprio per cercare di fare in modo che non siano solo appunto, come dicevamo prima, eventi solo per esperti, ma proprio perché attraverso il glamour, attraverso il coinvolgimento anche di determinati tipi di personaggi, ci si avvicini più facilmente a determinate tematiche.